Il ristorante pizzeria Piazza Ricci è famoso per le specialità di carne e pesce e per le sue pizze cotte nel forno a legna. Venite a provare i nostri menù sempre nuovi e sfiziosi, affiancati a piatti tradizionali curati e di qualità. Inoltre, per le vostre serate, proponiamo menù personalizzati a prezzi speciali da condividere in un ambiente ideale anche per cerimonie, compleanni, pause pranzo, cene di lavoro e occasioni di incontro. E se volete gustare le nostre specialità, disponiamo di un servizio takeaway sia per la pizza che per i nostri piatti. Ristorante Pizzeria Piazza Ricci, a Pesaro, in strada dei Pioppi 16/1, vicino al Mercatone 1. Per info e prenotazioni chiama allo 0721 21 326. Buonasera a tutti, buonasera, è la 14ª volta che ci incontriamo in questa stagione, 14 giovedì, e devo dire che sono stati dei giovedì molto interessanti. Come al solito abbiamo la diretta da Piazza Ricci, dei fratelli Enrico e Daniele, ed è una pizzeria molto apprezzata, tanto apprezzata che poi noi dopo ci fermeremo a fare cena, ma questo non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa di più è che questa sera dobbiamo parlare di una cosa molto, molto interessante, vale a dire tutte le iniziative, tutto quello che hanno messo in piedi i nostri ospiti del Torino, tifosi del Torino, vale a dire il dottor Mario Patrignani, che è un po', come molti lo chiamano, il Sandokan dell'Adriatico, altri il Toro di Pesaro. Poi dopo parliamo con lui, e ci sarà anche Fabrizio Bontà, anche lui tifosissimo del Torino, però con Fabrizio così spazieremo un attimino sul volley, che è una cosa che a Fabrizio e a me manca molto. Il volley era una cosa a Pesaro davvero bella, e peccato che l'abbiamo persa. Poi una sorpresissima, perché abbiamo con noi Umberto Badioli che è, diciamo così, ha gravitato nel giro della Scavolini ai tempi, poi della VL fino a qualche anno fa. Attualmente è dirigente in quelle di Senigallia con il presidente Moroni. Moroni è un altro che ha 50 anni che fa pallacanestro, quindi uno che se ne intende, e che ovviamente mettono davvero tanto tanto impegno con Umberto Badioli. Come dicevo, parleremo soprattutto di basket, e non solo di basket di serie A. Io mi toglierei alcuni denti velocemente, così poi dedichiamo tutto il tempo che abbiamo a disposizione ai nostri ospiti. Intanto, se volete chiamarci su WhatsApp, il numero è 366 48 85 256. Per quanto riguarda il resto che vi voglio dire, voglio dirvi per esempio della vittoria importantissima del rugby Pesaro contro gli Aeroporti Toscana Medicei, 14-12 il punteggio, e si avvicina la salvezza per i nostri rugbisti che giocano, come sapete, in Serie A. Per quanto riguarda la VL, dopo esami diagnostici, raggi eccetera eccetera, hanno evidenziato una contusione ossea e trauma crepuscolare al terzo metacarpo, quindi ovviamente sta facendo le terapie e lavoro differenziato. Ci riferiamo ovviamente a McCree, che è il giocatore forse più, il giocatore di punta della VL, che però in questo weekend avrà qualche problema. Per chiudere con le curiosità, voglio parlare di calcio a 5, che c'era tanta delusione in città, proprio perché organizzata benissimo la Coppa da Lorenzo Pizza. Ebbene, in finale i pesaresi sono stati battuti ai rigori, pensate, da una squadra da Rieti, una squadra che è seconda in classifica, quindi non è l'ultima arrivata.
È un peccato, perché davvero era uno degli obiettivi che l'Ital Service si era prefissata, invece è andata male. Il campionato riprenderà l'8 febbraio e contro il Lollo Napoli, il caffè Napoli Lollo, e quindi questo è tanto. Poi dopo vi daremo ovviamente la classifica della Vispesaro, che è andata a vincere, pensate, in quel di Terni, e della VL, che si è presa un brodino in casa con l'ultima partita che abbiamo fatto, abbiamo perso malamente con Brindisi. Bene, allora andiamo rapidamente dai nostri ospiti. Ospiti, cominciamo con Sandokan, diciamo così, dell'Adriatico. Dottore, buonasera. Cosa succede? Succede che tu sei istituto del tuo, no? Posso darti? Sarebbe bello. Tu sei uno di quelli, almeno io ho una certa età, e da quanto ti conosco sei sempre stato tifosissimo del Toro, certo. E fai di tutto pur di soddisfare la tua sete di granata. E raccontaci un po' la storia del club di Pesaro. Cosa succederà anche nei prossimi giorni, perché avete, diciamo così, in serbo delle sorprese importanti. Certo, il club di Pesaro è nato nel 76 dopo lo scudetto, è stato un club che dicono che sia stato da sempre un punto di riferimento in Italia, perché abbiamo avuto a Pesaro tre presidenti. Quando Fabrizio era piccolino ha fatto le ferie con la famiglia da noi, perché abbiamo fatto la via Grande Torino, il monumento a Grande Torino, la stella Grande Torino, per cui la via Grande Torino, che è qui vicino, dietro il Palazzo dello Sport. Infatti. Che quando un presidente del Toro aveva la squadra che da Torino andava a giocare a Lecce, ha chiesto vorrei fermarmi in un club più importante da Pesaro a Lecce. Tutti gli hanno detto Pesaro. In effetti, insomma, siamo considerati molto nella tifoseria granata. Abbiamo fatto fuori anche dei presidenti. Ricordo una volta nel mio ambulatorio mi ha fatto una lettera contro un presidente, 78 Toro Club, l'ha firmata, dopo una settimana questo qui è stato mandato via. Comunque, a parte questo, adesso il club che noi adoriamo, e Fabrizio è un nostro iscritto da molti anni, è un club che vive nella propaganda, nella specie di apostolato, nel diffondere questo verbo, perché il Toro, specialmente in questo momento, è una squadra, è una società, non dico Calimero, però viviamo purtroppo in una città come Torino, dove addirittura avevano deciso la nostra sparizione, avevano detto Torino è piccola per due squadre, una deve sparire, e chi deve sparire? La nostra. Vabbè, anche Genova allora, dai. Ha detto, io sento per televisione davanti a me, una deve sparire, ha detto. Quindi noi, il nostro è un tipo per la sopravvivenza, è un tipo romantico, un tipo poetico, un tipo perdente, perché contro certi poteri abnormi sai che molto spesso devi cedere. Però è un tipo quasi che sfiora il rito pagano di una religione pagana, perché per noi il Toro è una fede, a differenza degli altri. Gli altri vogliono vincere, noi basta che i nostri diano l'anima, devono difendere una fede granata, difendere una maglia, devono l'anima, sudore, e poi alla fine se perdono, pazienza, Mario, ci interessa. Anche Mario, la storia del Torino, voglio dire, pochi giorni fa si commemorava i 100 anni di Mazzola, poi l'incidente aereo, voglio dire, Torino ha avuto una storia molto molto importante. Quella volta il Torino era una delle squadre più forti. Volendo reagire a questo mondo di adesso, dove purtroppo è tra i cinesi, è tra i russi, è tra i fabbricanti di Fiat, e tra tutti c'è un potere assoluto che ti stritola, e i pifferai vanno in televisione a dire che tutto è giusto, tutto è perfetto, e naturalmente i giovani sono abbagliati da questi luccichii e appunto questi pifferai. E poi c'hanno dei pifferi che suonano forte, certo, bene, pifferano, ma sono anche bravi. Sì, sì. Stanno convincendo i giovani che conta solo vincere, e noi diciamo
non conta solo vincere con tutti i mezzi, conta prima il valore morale, dare l'anima per la propria squadra, e poi se perdi dico pazienza. Allora, per ripristinare certi valori, che sono fondamentali, di fronte a questo strapotere di questa gente di oggi, noi vogliamo ricordare, specialmente ai giovani, cos'era il Toro, cos'era il Grande Torino. Il Grande Torino era una squadra, dicono i cronisti di allora, che era la migliore al mondo. Addirittura Gianni Brera, che era un padre eterno del giornalismo, ha detto che secondo lui era la squadra più forte di tutti i tempi. Che era anche un giornalista pungente, uno di quelli Brera, che Madonna. Picchiava. E comunque ha dato 10 su 11 in nazionale. Adesso sono 3 Juventini, 3 Milanisti, quella volta su 11, 10 erano i nostri. Ha vinto 5 scudetti consecutivi. Poi in un giorno maledetto, è arrivato su Perga. 4 maggio, invece che esserci il sole, la nebbia, la pioggia, non si vedeva niente, tutti morti, giovanissimi, contro la Basilica di Superga, che sono entrati nella leggenda. Allora noi come club ci siamo tassati, noi siamo i testimoni, siamo gli apostoli, ci siamo tassati, anche duramente tassati, abbiamo ingaggiato una compagnia teatrale di Torino, la quale presenterà a Pesaro il 18 maggio uno spettacolo dal titolo Cos'era mai questo Toro, che sarebbe la figlia Carlotta che dice al padre, ma insomma cos'era sta roba, e lui spiega nel tempo di una partita, quindi 90 minuti, cos'era questo Toro. Mentre lui parla, dietro scorrono tutte le immagini di tutta la nostra storia. Mi hanno detto chi a Torino l'ha vista, gente che si commuoveva, gente che rideva di gioia, perché in questa storia, nostra storia, storia di trionfi e di tragedie, perché è una storia umana, ancora meravigliosa, e dimostra che noi, come storia sportiva e umana, al mondo non siamo secondi a nessuno. Noi ci siamo tassati, porteremo questo spettacolo il 18 maggio alle ore 20:45 allo sperimentale, l'ingresso sarà totalmente gratuito. Non accettiamo neanche un'offerta, perché l'offerta vorrebbe dire un biglietto mascherato. La sciarpa del Toro. Devono venire tutti, faremo un giorno, coloreremo Pesaro di granata. Naturalmente l'invito è esteso alla cittadinanza, anche ai tifosi delle altre squadre, perché i tifosi anche soffrono, gli juventini come me, insomma. Anche i juventini come te. Io ce l'ho un po' con quello che rappresenta la Juventus, ma io juventini a livello individuale soffro come me per la partita, per cui posso anche sono moderato. Tu sei moderato. La Juventus come potere naturalmente la combattiamo, perché per dire, 2 anni fa, prima di un derby, loro passano col pullman davanti ai nostri, hanno avuto 10 manate e uno ha tirato un sasso che ha crenato un vetro. Ok, non si deve fare, assolutamente. Loro hanno tirato una bomba carta nel nostro settore, 10 di ospedale, potevano fare 10 morti. Il capo loro, il signor Agnelli, ha detto, pretendo, che la punizione sia la stessa, ha avuto la stessa punizione per noi e per loro. Per dire, insomma, veramente. Vabbè, dai, una cosa. Prenditi. Allora io sono contro quello che rappresenta il potere, certo, a volte rozzo, della Juventus. Certo. Io con i tifosi juventini, io ho anche degli amici, certo, amici importanti, certo, sono juventini, per carità. A livello umano, anzi, ti dirò di più, che quando è successo l'Esel, io come club di Pesaro, come responsabile, ho mandato una lettera di solidarietà, che ho sofferto con loro. Beh, lì c'è gente che l'ha fatta fuori dal vaso. Comunque Mario, prenditi un po' di respiro, no, che adesso parliamo un po' con con Umberto. Sì, perché Mario mica è santo campo senza niente. Allora Umberto, che dire di un pesarese? Buonasera. Pesarese puro sangue, che è partito col suo lavoro, sì, è un hobby, oddio non so come definirlo, perché lui ancora insegna, quindi voglio dire ha più impegni, però ha avuto una carriera, un passato dal punto di vista cestistico molto importante, non tanto con la Scavolini, forse con la Scavolini ha fatto qualcosa in meno, però ha avuto, diciamo così, dell'esperienza all'estero, specialmente in Belgio, dove ha sicuramente si è preso le sue soddisfazioni, giusto? Beh sì, gli anni della VL o del Scavolini in precedenza sono sempre stati anni molto belli, molto interessanti, che mi hanno costruito come allenatore. Poi ho avuto questa occasione di fare 6 anni all'estero,
prima in Ucraina, 4 anni in Belgio, che sono stati insomma gli anni più belli forse, e l'ultimo anno all'Alba Berlino. E poi sono tornato nella mia città, c'era questa opportunità di ritornare a Pesaro come vice allenatore, sono tornato qui e ho fatto 6 anni il vice allenatore. Non ho mai avuto l'occasione di fare il salto, il salto in avanti. In Belgio sì, ho fatto il capo allenatore, ho fatto l'esordio in Coppa contro l'Apoel Gerusalemme. Forse non te la sei cercata però proprio. No, eh? Difatti non sono, perché io credo che di essere un buon vice allenatore mi gratificava quel ruolo ed ero contento, non ero contento così. Io credo che nei 4-5 anni della VL ultimamente, quando ci sei stato, ti si è anche presentata l'occasione per fare il primo, però magari era da prendere, come dire, troppo peso sulle spalle, tu hai preferito continuare nel tuo ruolo. Beh, onestamente, ufficialmente non mi è stata mai offerta, quindi non ho mai rifiutato, e anche perché quando si creano certe condizioni... Ma non l'hai neanche mai chiesto, cioè non hai fatto niente per... Non ho mai spinto, non ho mai cercato spasmodicamente di fare il capo allenatore. Certo. Per esempio quando successe in Belgio non mi sono tirato indietro, perché secondo me a un certo punto il vice allenatore ha anche quel compito lì. Quando è il tuo momento, perché ci sono certe condizioni, tocca a te, ecco. Come ultimamente sta succedendo molto spesso, no? nei nostri campionati, praticamente oggi gli allenatori liberi sono finiti, credo, sono esauriti, sono subentrati tutti, e quindi succede. Ecco. Ti interrompo un attimo, sono contento tra l'altro che Spiro Lecca abbia trovato il posto, lui dall'altro ieri è allenatore di Ferrara, tra l'altro ha incontrato Montegranaro ieri ed ha perso di 4. Quindi con Lecca la squadra ha reagito un po', però Montegranaro è più forte. Sì, dopo c'è stato questo derby con Spiro Lecca, Franco Del Moro, finito l'overtime, quindi Ferrara ha dato sicuramente più del 100% per vincere la prima partita. Però, Montegranaro è una squadra molto solida, forte. Il prossimo appuntamento sarà ancora più importante, Ferrara giocherà a Cagliari. Certo. È una partita Cagliari per la ex squadra di Paolini. Esatto, ci poteva essere un derby pesarese. Certo. E abbiamo una telefonata, Luca. Sì, abbiamo già un paio di domande che sono arrivate qui al 366-4865-256, quindi ricordiamo di nuovo la linea per porre le domande ai nostri ospiti. E la prima è per Umberto Badioli. Francesco ti chiede: cosa le manca di più della Serie A? Beh, cosa mi manca della Serie A? È un mondo molto privilegiato sicuramente, quindi si fa, diciamo, una bella vita, perché comunque vedi giocatori di altissimo livello o di alto livello, o che si allenano con te o che giocano contro di te. Preparare le partite tatticamente sicuramente è divertente, per vedere poi se le cose riescono o come si riescono a modificare in corsa. E mi mancano le trasferte, perché comunque io ho fatto un calcolo, ho vissuto circa 3 anni in hotel e sono tutti hotel di ottimo livello e non è male. 3 insomma. Anni in hotel e 2 in pullman. Sì, può essere anche 2 in pullman, però a me pullman è un momento di relax. Sì, di relax, di raccoglimento, che dai il tempo per un po' dormire, un po' per riposarti, per guardare qualche video, per comunicare con i tuoi compagni di squadra, quindi anche quello è un momento secondo me molto piacevole, come molto piacevole la cena in hotel, parlare mezz'ora di basket, un'oretta dopo la cena ci si ferma perché non hai niente da fare, quindi ti fermi a viverla. Sì. Poi una domanda dopo che ti voglio fare, vai. L'altra domanda invece è per Mario Patrignani. Valentino ti chiede: c'è molto seguito per il Torino a Pesaro? Madonna, Pesaro siamo una legione, siamo arrivati come numero di tessere dalla fondazione a 970, ogni anno sono quei 70-80 che seguono, una volta si facevano 10-15 pullman a stagione, adesso facciamo un paio, quel fisso per il derby, poi magari quando capita a Bologna così, poi siamo molto seguiti, Madonna, poi abbiamo un club di proprio come fossimo dei templari che dobbiamo mantenere l'identità, mantenere quindi la memoria. Siete armati?
No, armati. No, per noi, veramente, per noi il toro è una fede, per noi non ci interessa vincere. Era una battuta, cioè. No, si devono dare l'anima. No, mi ricordo un anno abbiamo portato in trionfo la squadra di Fabbri, Edmondo Fabbri, tanti anni fa. Sì, 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 dopo sì. Un derby perso, hanno dato l'anima, Poretti, il sudore, le lacrime, quasi Fabbri sangue, che ha allenato anche la nazionale, hanno no? Perso, è pazienza. Noi certo. Testimonia di un toro, ti dico, poetico, romantico, anche perdente. Queste cose però solo chi è del toro può capire. Gli altri ci guardano come fossimo dei sopravvissuti. Però devo dire una cosa, siccome solamente chi ha un passato glorioso ha un futuro glorioso, il nostro passato è di leggenda. Noi torneremo, torneremo. Senti, Fausto, diamo il microfono a Fabrizio. Fabrizio, te... sei torinista da sempre, credo, no? Fin da bambino. Ed è davvero una fede incrollabile. Dal momento, io ti seguo sui social, tra l'altro i social, volevo aggiungere Mario, che i social sono una cosa incredibile. La gente usa i social come i Kalashnikov, come i Mitra, non si capisce bene. Comunque, forse aveva ragione Eco, che i social hanno dato... voce ai cretini, questo è vero, eh? Comunque dicevo, parlami un po' di sta tua passione e poi dopo voglio scambiare quattro parole con te per quanto riguarda il volley. Abbiamo un sacco di nomi da fare e un sacco di visi belli da ricordare. Buonasera a tutti innanzitutto. Sì, il toro l'ha ricordato Mario meglio di me, Mario incarna veramente il toro, è una fede laica, cioè puoi capire solo se sei tifoso del toro, altrimenti non puoi capire. Faccio mie le parole che disse Mondonico qualche anno fa, un allenatore che tra l'altro ha scritto l'ultima pagina importante del toro, che ci ha lasciato un, ci ha lasciato un anno fa la Coppa Italia con cioè ci fece vincere la Coppa Mondonico. Italia nel 92 e disse i tifosi del toro faranno la fine degli indiani come nelle riserve, perché effettivamente ti fare toro è qualcosa, cioè tifosi del toro si nasce, perché come diceva Mario sono più le sofferenze che le gioie, e quindi tifare per questa squadra è indescrivibile, non riesci a descriverlo, sembri quasi un matto, perché no? Però veramente alla fine applaudi una squadra che perde 2-0 ma ha dato tutto, e casomai sei anche il primo a dire abbiamo rubato sportivamente la partita perché non la meritavamo. Mi viene la battuta, sei più disposto come dire, a perdonare uno 0-2 del Torino che non una stupidaggine che magari fa tua moglie in casa, sono convinto di questo. Sì, no, adesso... no, adesso è una battuta. No, certo, però veramente sì, io sono tifoso del Toro praticamente da sempre, da piccolino, ricordava Mario. Sì, 7-8 anni, c'era Pulici qua a Pesaro, quindi il mio unico idolo che ho avuto al Toro, perché poi ricordava Mario prima, il Toro ha dato 10 giocatori alla nazionale, oggi non è più possibile perché leggiamo le formazioni delle squadre italiane, troviamo 11 undicesimi di giocatori stranieri, quindi diventa quasi impossibile vedere ripetere quelle gesta, però veramente il Toro è passato dalla storia alla leggenda con quello schianto di Superga, chissà quanto ancora avrebbe vinto e chissà cosa avrebbe vinto se ci fossero state che le poi i lutti del Toro non sono finiti lì, perché basta ricordare Meroni, poi esatto. Ne parleremo. Senti, esatto. A me invece, tu eri il responsabile stampa della Mai Cicero gli ultimi anni e hai sempre vissuto nel giro del volley, quello che conta, con la Scavolini. All'epoca si vinsero 3 scudetti, si vinsero delle coppe, eccetera eccetera. Ecco, che effetto ti fa una città come Pesaro, che è rimasta senza volley, con un figlio che è tifosissimo di volley e che va a vedere la Serie C, la quarta serie, va a vedere tutto. Ecco, che effetto fa? È una ferita aperta. Pesaro, secondo me, ha perso un'occasione enorme, ma senza nulla togliere al basket, al calcio, sì, al rugby, al calcio a 5 ci mancherebbe, perché sennò diventa una guerra tra poveri. Certo. Esatto, secondo me, visto che era un'eccellenza femminile, Pesaro ha perso una grande occasione. E chiaramente, come ho detto prima, è una ferita aperta. Io francamente ho fatto fatica a rivedere una partita di volley perché
era già successo 5 anni fa, un fallimento 5 anni fa, il duo Rossi e Sorbini si sono rimboccati le maniche, hanno riportato la Serie A a Pesaro, l'hanno difesa perché l'anno scorso è stata una stagione incredibile. Bellissimo. Perché ci saremmo dovuti salvare l'ultima palla dell'ultima giornata, siamo addirittura andati ai playoff, 2300 spettatori l'ultima partita contro Scandicci, per poi vedere tutto sfumare così. Io la prima l'ho vissuta da tifoso e mi ha fatto tantissimo male, la seconda nel giro di 5 anni vissuta da dentro, diciamo, come ha detto Stampa, mi ha ulteriormente ferito e ripeto, ho fatto fatica a rivedere una partita di pallavolo e ancora adesso faccio fatica a vedere il volley sia in TV che dal vivo perché è una ferita aperta. Senti Fabrizio, l'anno scorso venne qua la Nizzaric, per fare un nome, un'argentina bravissima che adesso mi sembra proprio Novara, che sia a Novara, Novara, ed è una ragazza stupenda davvero, di carattere molto aperto, una giocarellona. Ma non è venuta solo lei, è anche venuta la Silvia, la box. Sono diverse giocatrici, mi ricordo. Basta dirti che all'epoca, tu te lo ricorderai, non so se eri qua, ci chiamarono dalla Croazia, dalla Grecia, addirittura dall'Argentina, proprio perché la ragazza era argentina. E poi un'altra cosa, alla quale ci tengo parecchio, la Chirichella. Sì. La Chirichella era una bambina, 14enne, 15enne, che io intervistai proprio da 14enne, 15enne, dopo una partita vinta. E lei mi disse, ma guarda che io sono piccola, era la prima volta che venivi intervistata ed era tremata. E ha detto, guarda che io non ho fatto niente, sono piccolo, non c'entro, vai a parlare con le altre. Dicono, no, hai fatto una partita stupenda, quindi voglio parlare con te. Voglio dire, questa ragazza è diventata la capitana della nazionale italiana. Sì, chi è passato da Pesaro. Ma anche, ti faccio solo 3 nomi, rischio di dimenticarmene qualcuna. L'ultima nazionale, vice campione del mondo, aveva in squadra Chirichella capitano, De Gennaro libero e Cambi che aveva giocato a Pesaro proprio l'anno scorso. Bravo. Quindi questo per dire che quanto Pesaro ha dato al mondo del volley. Quest'anno seguo un po' la Serie A, ovviamente guardando un po' come dal buco della serratura tutte le nostre ex giocatrici. Ma anche nelle squadre avversarie, trovo un sacco di straniere che sono passate per Pesaro, sì assolutamente, Pesaro è stata una fucina. Cucina lo stesso di grandi giocatrici nel corso degli anni. Tutti i dirigenti che sono passati da Pesaro hanno portato giocatrici sconosciute che poi sono arrivate nell'elite della pallavolo pesarese. Quest'anno sono riuscito ad andare a vedere solo 2 partite dal vivo, contro la squadra delle Marche, l'unica squadra, Filottrano. Sono andato a vedere Brescia per Isabella Di Giulio e poi sono andato a vedere il Club Italia perché ci sono diverse. No, comunque il sottoscritto è Mirko Facenda, facciamo spesso siamo andati a Scandicci, quando siamo liberi ci andiamo indietro. Abbiamo ancora una telefonata. Sì, abbiamo una domanda proprio per Fabrizio. Caterina, che si è appena collegata a guardare la nostra trasmissione, quindi la ringraziamo, ti chiede: come hai vissuto personalmente la fine del volley pesarese nella massima serie? Malissimo, piangendo. Ma tanto tanto male, veramente lo dicevo prima, sei appena collegata, innanzitutto ciao Caterina, però malissimo, perché io l'avevo già vissuta 5 anni fa da tifoso. Ritrovarsi da detto stampa, rivedere fallire nell'arco di 5 anni dopo che siamo ripartiti dalla B1, fatto tutta la sofferenza, tutte le promozioni quindi ottenute sul campo, che oggi vediamo soprattutto nel volley si comprano i diritti e si resta in Serie A. Noi abbiamo, la società ha deciso di ripartire però dalla B1. Le promozioni non sono sofferenza, dai. Eh? Le promozioni No, assolutamente Umberto, no. Però tu considera che assolutamente, no? Però tu considera da dove sei partito che l'anno prima avevi vinto scudetti e coppe europee e Coppa Italia, ti ritrovi a essere in B1, ti rimbocchi le maniche, gioisci per le promozioni, ti ritrovi in Serie A, fai una stagione stupenda, ecco la sofferenza, e svanisce tutto ed ecco un'altra volta la sofferenza, è qualcosa di indicibile. Io ripeto, non ho più guardato pallavolo per diverso tempo, sono andato a vedere Filottrano Brescia perché ho un rapporto particolare Lardini con la palleggiatrice Isabella Di Giulio, quindi avevo piacere di rivederla, sono andato lì. Poi sono andato a rivedere un'altra partita a Filottrano del Club Italia, ma il sabato sera che c'è la diretta
delle partite del volley femminile, io faccio fatica a guardarlo a pallavolo perché è una ferita ancora aperta che sangue. A Fiorotran c'è una ragazza che era qua a Pesaro. Chiara Di Giulio, che è andata no, via. No, anche un'altra. Sì, la Garzaro. La Garzaro. La Garzaro, sì. Chiara Di Giulio è passata recentemente in Turchia, proprio in questi giorni, ieri o ieri l'altro. E invece Ilaria Garzaro è ancora lì. Bene, torniamo da Umberto rapidamente. Io vorrei, Umberto, che tu facessi un confronto fra l'organizzazione cestistica belga, in questo caso anche russa mi pare, e quello che hai trovato a Pesaro. Credo che Pesaro sia una sorta di oasi felice, nonostante tutti i problemi che ci sono. Beh, organizzazione a livello societario, oh, sì, dici? Sì, sì, sì. Beh, Pesaro diciamo che è una società collaudata, collaudatissima, sfrutta al meglio le risorse che ha, ha pochi uomini ma molto validi. E il confronto, io potrei guardare per così contrapposizione, potrei mettere con l'Alba Berlino. Alba Berlino è un'organizzazione eccezionale, mica sono tedeschi per senso come niente. Numeri. Come? Non sono tedeschi per senso niente. Sì, ma per esempio hanno, non so, tipo settore giovanile sono in 26, solo in ufficio, cioè in tutta l'Alba Berlino sono in 26, solo per settore giovanile saranno 12. C'è una struttura immensa, certo. Immensa. Ovviamente la città è immensa, è molto grande, di conseguenza necessita di grandi numeri, ci credo. Però c'è una palazzina molto grande con tanti uffici, tante persone a tempo pieno che lavorano. Qui abbiamo dei capisaldi storici come la Marilena, Battisti, che è qui dai tempi, sì, sì, sì. Degli scudetti. E poi adesso la nuova dirigenza nel senso che sono anni che si batte come Ario Costa e Stefano Cioppi per mantenere questo patrimonio della città in Serie 1, nella massima serie. Quindi sono situazioni molto molto diverse. Certo, Stefano che ha preso una decisione diciamo così importante, sicuramente avrà avuto qualche conflitto interno, lui faceva l'allenatore, chiaramente ha scelto quello che lui pensava fosse meglio, no? Beh, guardi, io ho fatto adesso anch'io questo passaggio, no? Da allenatore a direttore sportivo, e parlandone con Stefano era diciamo stressato da questo ruolo che comunque devi portare sulle spalle tutta la realtà cestistica, certo, certo. E io lo sto vivendo anche io come direttore sportivo, è molto più tranquillo, molto più sereno vivere la partita, è divertente allo stesso modo, certo non come allenatore, comunque è divertente, ma non hai tutta quella pressione, quello stress che hai durante la partita come capo allenatore, quindi è un ruolo sempre di passione, però con diciamo una marcia in meno. Dottore, non ti abbiamo dimenticato, no, stai tranquillo. Anzi, io ascolto con interesse. Quindi facciamo una cosa, raccontami un po' quello appunto che hai messo in piedi per festeggiare sto grande toro. Hai già detto qualcosa, hai fatto già i tuoi inviti, di fantasia ne hai tanta, quindi... No, ma è quello che abbiamo detto, che allora c'è la Sabina Gonzato che ha inventato questo va bene, puoi spegnerlo tranquillo, no, tanto spegno. Siamo a casa nostra. Questo spettacolo che ha girato Torino e Piemonte, dico, ha avuto un gran successo perché racconta i nostri trionfi e le nostre tragedie, per cui ti dico, abbiamo sentito proprio il dovere morale, guarda che ci hanno tassati di brutto, perché tu capisci che vuol dire portare giù una compagnia teatrale, certo. Gli affitti e tutto, c'è una cosa, no. Forse il comune ci sta dando un patrocinio, devo dire che sì, penso di sì. Quindi, perché il nostro amico, il nostro consigliere Mila Davide, della Dola? Davide Paso si sta dando molto per ecco, fare in modo Torino, che il comune... Ecco, è torinista. Madonna, è fedelissimo del Toro. Sì, sì, sì. Sì. Davide, sono tanti, Luca, Stefano, Alessandro, adesso tutti i nomi dopo mi spiace, siamo nel consiglio, siamo una quindicina. Certo. Comunque, siamo tassati, portiamo questa compagnia, abbiamo già pensato il giorno. Già vengo così, come ospiti, ci sarà Pecci, ci sarà Bonesso, ci sarà Gigi Danova, e così. E 18 maggio, ora di Bonesso che fece due gol memorabili. No, Bonesso in un derby perdevamo 2-0 e in 4 minuti abbiamo fatto 3 gol. Io quando li voglio sfottere dico... addirittura sto Bonesso venne a giocare anche alla Vispesa. Sì, si è giocato a Pesaro.
io quando voglio portare in giro i Juventini dico, ma come? Se in 4 minuti avete beccato 10 gol, no solo 3, a 3 lo dici, è 3, 3 gol in 4 minuti, la roba, io c'ero così. Allora, voglio dire, siccome lo regaliamo alla città di Pesaro, agli sportivi di Pesaro, non solo a quelli del Toro, naturalmente il Toro, i torinesi saranno a preeminenza, verranno da Torino, verranno da Mattelica, verranno da Civitanova, verranno da ogni parte, e quel giorno veramente coloreremo Pesaro di granata. Però l'invito è la cittadinanza, l'invito è agli sportivi anche delle altre squadre. Quelli che vengono da Torino faccia la Cernita però. No, i nostri. Vengono i nostri. No, pensavo. Però vuol dire, a livello di sportivi può venire qualunque tifoso anche di altre squadre. Anzi, vogliamo fare questa azione di testimonianza. Sarà veramente totalmente gratuito, per cui diventa un'opera anche sociale, certo, e anche culturale. Certo. Perché per dire, il ragazzotto o il padre di famiglia, perché per andare a teatro 10-15 euro gli dà fastidio spendo, da noi viene e paghiamo noi, lui vorrà ospite gratuito. Bene. Siamo contenti di perfetto. Questo. Perfetto. Quindi già l'invito che è sabato 18 maggio 20:45, sperimentale di via Branca. Bene, già che parliamo di calcio, andiamo a fare due parole, a spendere due parole per la nostra amata Vispesaro, che pensate è andata a Terni addirittura a vincere 2-0, e non era certo una trasferta facile. Una Vispesaro che si ritrova nei piani alti della classifica, dove nessuno avrebbe mai pensato, mai osato pensare. Quindi andiamo a leggerla velocemente: 46 punti Pordenone, 38 Imolese Triestina, 36 Fermana, 34 Salò, 33 Vispesaro e Monza. Sottirolo e Ravenna vengono subito dopo, 32. Quindi pensate che cosa sta facendo la Vispesaro, una squadra, non mi stuferò mai di dirlo, che aveva problemi per fare il campionato. Poi dopo c'è stato questo accordo con la Sampdoria e le cose stanno andando abbastanza bene. Anzi, vanno bene, spero solo che continuino. Infatti sabato la Vispesaro ospiterà il Vicenza, pensate, il Lanerossi Vicenza, che era una delle squadre storiche, no? Sabato alle 18:30 si giocherà quindi al Benelli. Bene, torniamo al basket velocemente. Se io ti dico Milano 30, vabbè, è normale. Venezia 24, Cremona e Avellino 22, Varese e Brindisi 20, Bologna e 18 con Sassari, Trieste Brescia 16, Cantù Trento 14, Pesaro 12, ci sono dietro Reggio Emilia 10, Torino e Pistoia 8. Anche qui una classifica che, nonostante gli sforzi di Ario Costa e di Stefano Cioppi, non si pensava di avere tutti questi punti. Pensando poi Umberto, che abbiamo perso delle occasioni incredibili, abbiamo fatto 3 vittorie di seguito, 6 sconfitte di seguito, poi 2 di seguito con Bonicioli, grande Bonicioli, poi la sconfitta di domenica scorsa con Brindisi, ma quella era nell'aria perché Brindisi è una squadra che ha dei giocatori incredibili. Devo dire che la Vuella ha vinto le partite che doveva vincere, intanto, perché comunque è importante vincere le partite con quelle della bassa classifica se vuoi salvarti, e difatti lo scontro 2-0 con Pistoia sarà fondamentale, intanto. Sì, quello vuol dire che hai praticamente 6 punti di vantaggio. Ecco, allontanarsi l'ultimo posto è la cosa fondamentale. E Brindisi invece è una squadra, per come sta giocando e per quello che ha fatto vedere sul campo, che al momento non è avvicinabile, nel senso ci hanno stritolato sia di fisicità, di intensità, e credo che il lavoro di Bonicioli necessiti ancora un po' di tempo per portare la VL ad un livello superiore. Bonicioli secondo me è l'allenatore migliore che poteva capitare in questo momento, un allenatore che appunto non guarda in faccia nessuno, dà energia, è schietto, è energico, c'è entusiasmo. Io lo conosco molto bene, tra l'altro lui era a Ostende, è bello prima, perché prima di me, quanto ora ci inquieta tutti, dal piccolo al grande, non è che sta lì a guardare chi è e chi non è. Sì, non guarda in faccia nessuno, poi
soprattutto questa capacità di tenere tutto sulle sue spalle. Sicuramente gli anni alla Fortitudo sono stati importanti, perché sicuramente lì sarà una pressione, c'è stata una pressione grandissima, di conseguenza questo è importante, avere un allenatore che riesce a reggere la pressione con le sue spalle larghe. Allora, noi giochiamo domenica alle 17:30 contro Venezia che è secondo in classifica, dove ci gioca Dei, il nostro ex, che è fortissimo, mentre Torino gioca con Reggio Emilia, Pistoia con Milano, e di Mecriva abbiamo già detto. Quindi abbiamo la possibilità, non bisogna mai fare i conti sulle spalle degli altri, però tenendo conto che Pistoia, giocando contro Milano, non dovrebbe avere diciamo così grosse possibilità, Torino e Reggio Emilia è praticamente un derby. E Torino, perché un derby è uno scontro della Torino, bassa classifica, che Torino 8 punti, sarà fondamentale Reggio Emilia anche 10, questo, sì. Perché è importante, come dicevo prima, è vincere con le squadre che lottano per te per lo stesso obiettivo. Senti Umberto, ma chi è Moroni? Claudio Moroni è un personaggio super. Sì, io sono a Senigallia, sono tornato a Senigallia e per affetto nei confronti di questa persona che è ancora al suo posto. Sono tornato a Senigallia dopo 15 anni, è ancora al suo posto, che dirige questa società seria, dove si sta benissimo. Io sono stato benissimo e sono tornato anche per questo, perché si sta benissimo, tutti i giocatori stanno benissimo, magari non siamo ricchissimi, però diamo altre soddisfazioni. Difatti la squadra sta andando molto bene, i giocatori che sono andati via vorrebbero tornare. Siamo, ieri vincendo il derby con Ancona, siamo in posizione di quarto o quinto posto, oggi c'è l'altra parte dell'infrasettimanale, vediamo come si svolgeranno le partite. Quindi è un posto sicuramente da tenere caro. L'allenatore funziona. L'allenatore Foglietti, molto bravo per gestire questi giocatori che abbiamo, come Giacomo Gurini, che è il capocannoniere del campionato. Io ho fatto questa squadra portando tutti i giocatori che sono orbitati nel giro VL o Pesarese, per dare un'identità, sì, forte. Magari Morgillo, tanto per non fare nome. Abbiamo Morgillo che si allena con la VL e gioca con noi. Quindi tanti giocatori di Pesaro, Crescenzi, Ricci che viene dal Bramante, tanti Maggiotto, come dicevo prima, che sta a Marotta. E questa identità pesarese si vede, perché hanno una marcia in più, difatti siamo in ottima posizione di classifica anche grazie a questa spinta. Vediamo come andrà a finire il campionato, noi ce la giocheremo fino in fondo. Cosa dice Moroni? Moroni è una vita che è nel basket. No? Ma Moroni è contento, puntiamo alla salvezza. Presidente... Intanto ieri, vincendo questo derby, abbiamo garantito, diciamo, il punto salvezza. Adesso guardiamo in alto, un pochino più in alto. Quindi possiamo rischiare anche qualcosa di più. Il calcio. Meroni, mi devi parlare di Meroni. Mi ricordo quella domenica, che nessuno ci credeva, perché era una cosa impossibile. Aveva giocato la partita, aveva appena finito, sì, è uscito e è successo questa cosa. Purtroppo e Meroni era un giocatore era... che avrebbe avuto un futuro più che roseo. Era il misto tra George Best e un Beatles, era un fenomeno. Come ragazzo, pulito, estroso, giocatore straordinario, antesignano della modernità, perché già girava con i capelli lunghi. Una sua caratteristica era anche quella di vestirsi strano. Lui faceva, avanti disegnava quei tempi. I suoi vestiti. Era un po' così in particolare, perché girava per Torino con al guinzaglio una gallina. Come però, Rossi. Però un giocatore straordinario. Ha fatto quel gol, mi ricordo, a Milano contro Sarti, che pure si è meravigliato. Come sta palla è stata proprio un'opera di Dio. E purtroppo è finita in maniera proprio tragica, proprio così, anche perché quella sera, avendo vinto, hanno avuto il permesso, dicevano, dopo finite le partite, ci andava in ritiro, avevano il permesso di non andare in ritiro, ognuno andava a casa sua. Lui attraversava la strada, si è fermato un attimo, una macchina l'ha investito, l'ha buttato dall'altra parte, dove sopraggiungeva un'altra macchina che l'ha schiantata, l'ha ammazzata, la roba... E poi tra l'altro quello che l'ha ammazzato era
un tifosissimo del Toro, un tifosissimo di Meloni, era Romero, poi è diventato presidente del Torino, che tra l'altro è venuto anche qui a Pesaro. Comunque Meloni era la farfalla granata, uno che andava via, era un poeta, andava via in velocità, faceva impazzire tutti, e mi ricordo quando, siccome il nostro presidente, per quanto sia, doveva un pochino lavorare con la Fiat, a un certo punto lo stava per vendere a loro, e i nostri hanno fatto una rivolta, per cui il presidente giustamente ha ritenuto che per evitare una rivoluzione Meloni stesse al Toro. È la nostra fiore all'occhiello, perché giocatore straordinario, di nazionale, giocatore umanamente un fenomeno. Abbiamo fatto un ricordo di Meloni giusto pochi mesi fa e te c'eri. Sì. Purtroppo il Toro è costellato, la nostra storia è costellata di trionfi e di tragedie, perché tragedie immani. Ma credo che quello sia un po' l'andazzo generale, non nel mondo. Sì, ma da noi Ferini è morto a 37 anni, anche lui è purtroppo così. Non... Sì. Allora, se io dico Zé Roberto, te cosa mi dici? Un uomo spettacolare, un allenatore che parlano i risultati, perché l'unico allenatore che è riuscito a vincere un'Olimpiade con gli uomini e con le donne. Ma a me è quello che mi ha colpito, la sua immensa umanità, una persona ogni tanto ci viene a trovare, è venuto anche l'anno scorso, ci ha profetizzato la serie, due anni fa, e ci profetizzò la Serie 1, infatti quell'anno quei playoff li vincemmo proprio vincendo tutte semifinale e finale, tutte le partite 3-0, con quella bellissima festa che facemmo l'ultima partita. Però ripeto, sia la semifinale con la Delta Informatica Trentino che la finale con la squadra allenata da Pistola, la vincemmo tutte e due, entrambe 3-0, fu un'apoteosi, insomma. Dai, facciamo qualche nome, poi dopo passiamo con Umberto e chiudiamo. Carolina Costagrande. Un'altra grande giocatrice. Le due brasiliane. Tutte grandi giocatrici che hanno fatto la Jacqueline. Storia. Hanno fatto la storia di Pesaro. Hanno fatto la storia di Pesaro. Scudetti sono legati a loro, come a Zé Roberto, come a Angelo Vercesi, e come a Ilaria anche. Io quando guardo la Serie A femminile mi innervosisco, perché vedo tutte queste ragazze. Ho detto prima, io faccio fatica a guardarla, la seguo, perché poi ripeto, in giro per i palazzetti ci sono tante amiche che hanno giocato a Pesaro. Ferretti. Certo, se che poi è diventata mamma. Le due belghe. Certo, e grande. Vorrei ricordare anche Barbara Rossi, che sta creando un progetto bellissimo a Roma. Sì, siamo stati insieme lunedì scorso col Panathlon, sì, che lei è ancora presidente. Sta facendo un bel progetto a Roma, ha fatto adesso un ultimo acquisto, ha preso la Scacchetti per il palleggio in vista dei play-out, però... continuiamo a seguire la pallavolo, anche se ripeto fa tanto male. Certo, ti capisco, perché probabilmente la stessa sensazione ce l'ho io. Bene, Mario ha già dato i suoi appuntamenti e compagnia bella, lui ha parlato di pallavolo, di volley. Chiudiamo con Umberto. Allora Umberto, abbiamo detto che è arrivato Bonicciolli. Come sono d'accordo con te che è l'uomo giusto nel momento giusto, perché la squadra aveva bisogno sicuramente di essere sì, una scrollatina, come si dice, no? E si vedono onestamente dei risultati. Stanno recuperando Shashkov, che era un po' fuori squadra per i vari dolori che aveva addosso. Vabbè, adesso c'è McCree che ha qualche problema, però voglio dire, gli altri due invece, escluso McCree, mi riferisco a Blackmon e Artis, ma anche Murray, hanno in qualche modo, soprattutto i primi due, dato a vedere che sono all'altezza della situazione. Sì, Murray un po' meno. Hanno ripreso fiducia. Ma comunque non è necessario avere una squadra tutte bocca da fuoco, perché poi il pallone è uno. Noi abbiamo già due molto importanti, abbiamo un lungo da servire, da dare dei palloni
perché è molto pericoloso vicino al canestro, un playmaker che ha dimostrato che può fare. Stai parlando ovviamente di Mokevičius. Abbiamo un playmaker che comunque abbiamo visto che ha doti realizzative, ha preso fiducia in scia, quindi possiamo sicuramente. Tira male, visto come tira male, però ci prende. Però quel canestro è stato fondamentale, sì, che sì, ci ha permesso forse di toglierci tante preoccupazioni, no? Certo. Quel momento lì. E per la classifica, per la squadra, anche per il futuro. Sai, perdere quella partita avrebbe voluto dire non so cosa. Magari saltava qualche testa. Non so se avreste vinto anche quella dopo. Sai com'è. È facilissimo imbroccare la strada sbagliata e poi va tutto a rotoli. Invece così hai vinto anche quella dopo con Pistoia, che era fondamentale. Marri, sicuramente la società sarà vigile comunque, no? Nel caso servisse potrà intervenire come ha sempre fatto quando è stato necessario negli anni passati. È esploso Zanotti, che Zanotti è stato lì è stata la magata di Matteo Bonicioli, è stata veramente interessante. Non ci avevo pensato, nemmeno tanti altri non ci hanno pensato. Dare a Zanotti questo ruolo è importante, soprattutto perché c'era Hobson di Torino, un giocatore di 2 metri e più, quindi poteva marcarlo bene. E quindi è stata una mossa intelligente, ha dato molti minuti, ha dato fiducia e ha ripagato la fiducia del coach con queste prestazioni che hanno portato queste 2 vittorie, appunto, come diciamo, fondamentali. Adesso vediamo cosa ci riserverà Matteo, perché è un vulcano Matteo, quindi è capace di tirar fuori altre. Vediamo un po' cosa succede domenica con Venezia, vediamo. Niente, io a questo punto direi di chiudere. Ringrazio Umberto che ci ha fatto un po' la storia della sua vita cestistica e di quello che sta succedendo a Pesaro, essendo molto chiaro, e questo è molto importante. Ringrazio il dottor Mario Patrignani, che come vi abbiamo detto primo uomo a rappresentare il Toro, e di questo ne può andare fiero. Io lo conosco da una vita ed è sempre stato ligio al suo colore, al granata. Per quanto riguarda Fabrizio Bontà, cosa devo dire? Lo devo ringraziare, devo continuare a rammaricarmi, non dico a piangere con lui per il volley, però speriamo che andando avanti. Cosa c'è dietro al volley, rapidamente? Cosa c'è dietro al volley pesarese? C'è qualcosa di buono? Sorbini ancora sta facendo dei grandi sacrifici e con una collaborazione con la Virtus sono ripartiti dalla Serie D. E dalla Serie C, pardon, abbiamo un'altra squadra in Serie D e poi c'è tutto il settore giovanile. Quindi stai parlando della Snoopy? Sì, esatto. Il settore giovanile, che ha sempre rappresentato un fiore all'occhiello della nostra società, stanno continuando ad investire lì e quindi speriamo che si continui a fare il lavoro che si è fatto fino ad ora. Okay. Io ringrazio voi noi ringraziamo voi per averci concesso radioascoltatori, la vostra presenza. Io saluto e ringrazio tutti i nostri telespettatori, che so che sono tanti, e faccio un'anticipazione: giovedì prossimo al posto di Umberto Badioli ci sarà un certo Walter Magnifico, che credo voi conosciate sicuramente bene. Buonanotte a tutti, grazie per la vostra attenzione. Il ristorante e pizzeria Piazza Ricci è famoso per le specialità di carne e pesce e per le sue pizze cotte nel forno a legna. Venite a provare i nostri menù, sempre nuovi e sfiziosi, affiancati a piatti tradizionali curati e di qualità. Inoltre, per le vostre serate, proponiamo menù personalizzati a prezzi speciali da condividere in un ambiente ideale anche per cerimonie, compleanni, pause pranzo, cene di lavoro e occasioni di incontro. E se volete gustare le nostre specialità, disponiamo di un servizio take away sia per la pizza che per i nostri piatti. Ristorante Pizzeria Piazza Ricci, a Pesaro, in strada dei Pioppi 16/1, vicino al Mercatone 1. Per info e prenotazioni chiama allo 0721 21 326.